Pegaso d'argento per Daniele Bennati, che ha dato l'addio al professionismo, un riconoscimento che gli è stato consegnato all'interno dei locali della polisportiva Albergo Oliveto, dove Daniele ha iniziato i primi passi, anzi le sue prime pedalate. Oggi tanti riconoscimenti, in primis il gonfalone d'argento per la regione toscana, comunque un riconoscimento molto importante di cui bisogna essere orgogliosi, quindi ringrazio la Regione Toscana per questo riconoscimento importante. Poi siamo nella sede della Polisportiva Albergo, dove oggi c'è la presentazione della squadra e tanti complimenti, tanti premi per me, ma chiaramente, come ho detto prima in alcune battute, i complimenti li devo fare io alla Polisportiva, perché comunque da tantissimi anni si impegna per un'attività giovanile che è sempre più difficile di questi tempi. Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa per i giovani in qualche modo, no? E da qualche parte bisogna pur iniziare. Avevo pensato di studiare una nuova maglia, un nuovo kit per questa società, che comunque è stata la società dove io ho iniziato. E non si è mai dimenticato di aver iniziato a pedalare in queste strade che noi ci sforziamo di rendere sempre più sicuri. Abbiamo in Daniele Bennati quello che noi vogliamo, che è lo sport. Puoi diventare un grande campione, ma non ti devi scordare da dove viene, da dove sei partito, il dolore, la gioia, il pianto, le cadute che lui ha fatto, sono tutto questo. Sono una persona meravigliosa davvero. Essere campioni è anche questo, non dimenticarsi da dove si viene per arrivare tanto lontano, con tutta quella voglia di esserci, ma di far parte di una comunità sportiva che è quella della Toscana, che noi vogliamo. Daniele è davvero uno dei migliori sportivi toscani che io voglio raccontare.